Benedetti Bradipi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo capitolo dedicato alle benedizioni bradipe. Oggi nel dettaglio andremo ad analizzare guarigione divina, benedizione rara della divinità luce. Ma come di consueto andiamo alla definizione. Ha una probabilità di ripristinare una parte degli HP distrutti ogni volta che questo campione cura se stesso o un alleato. La quantità di HP ripristinati è equivalente ad una percentuale della guarigione. La definizione appunto è anche in questo caso molto semplice e molto rivelatrice della meccanica della benedizione in questione. Ogni volta che il nostro alleato utilizzerà una cura, di conseguenza un'abilità che va a ripristinare gli HP persi dai nostri alleati o se stesso, andrà al contempo a ripristinare anche una data percentuale degli HP distrutti dalle abilità avversarie. Come sempre, occhio alla definizione. Più sono semplici, più nascondono dei trabocchetti al loro interno. Infatti, questa benedizione si riferisce a delle cure dirette, delle abilità che ripristinano i max HP dei nostri alleati o noi stessi. Ma non tengono in considerazione tutte le cure generate da altre meccaniche, come per esempio il livellamento degli HP, o le cure fornite da set, come set rigenerazione o rubavita, anche da debuff che possono andare a ripristinare i max HP, come può essere sanguisuga, o guarigioni fornite da buff, come per esempio il guarigione continua. Tutte queste meccaniche di guarigione e le cure conseguenti non verranno prese in considerazione all'interno di questa benedizione, bensì soltanto quello che sono le abilità di cura dirette. Al momento l'unico scenario all'interno del quale i nostri HP vengono effettivamente distrutti dagli avversari è solo l'idra. Quindi questo la rende estremamente settoriale, cioè o la utilizziamo lì o più di tanto non ha senso applicarla a un nostro campione. Per quanto riguarda i bonus statistici, otterremo 2500 HP, 30 di resistenza e 5 di velocità, ovviamente nel momento in cui l'andremo ad attivare su un campione raro. Per quanto riguarda i bonus che sbloccheremo mano a mano che andremo ad attivare stelle di risveglio sempre maggiori, ad una stella, quindi alla prima attivazione, avremo un 30% di probabilità di ripristinare gli HP distrutti, quindi non è del tutto sicuro. 30% è un terzo delle probabilità. La quantità ripristinata sarà pari al 5% della guarigione. A 2 stelle otterremo i 1500 HP, a 3 stelle avremo un 50%, quindi un testa croce, di ripristinare gli HP distrutti, sempre pari al 5% dell'entità della guarigione. A 4 stelle otterremo ulteriori 1000 HP e 30 di resistenza. A 5 stelle cominceremo ad avere una percentuale più o meno sicura, con un 75%, quindi 3 su 4 di riuscire a ripristinare gli HP, con una quantità pari al 10% della cura fornita. A 6 stelle ovviamente sbloccheremo il massimo potenziale, con un 100% pieno di probabilità di andare a ripristinare gli HP ed una quantità pari al 15% della guarigione, più un bonus alla velocità. Come abbiamo già detto in un precedente video, mano a mano che andremo ad applicare una benedizione di rarità inferiore ad un campione di rarità superiore, ebbene i bonus che verranno forniti verranno riequilibrati al livello di rarità del nostro campione. Come in questo esempio, nel caso in cui andassimo ad attivarla su un campione epico, bene, gli HP forniti verranno aumentati di 1500 punti, la resistenza di 10 punti e la velocità di ulteriori 2 punti, andandola a livellare a quello che sono più o meno i parametri, soprattutto per quanto riguarda la velocità, di tutte le benedizioni epiche. Infatti se ci spostiamo per esempio su un'altra, vedremo che il bonus di velocità a 6 stelle è proprio di 7. Lo stesso dicasi nel caso di un leggendario, dove gli HP forniti vedranno un aumento di 3500 oltre ai 2500 già presenti, quindi 6000 di HP in più, la resistenza aumenterà di altri 20 e la velocità di 5 punti in più.
andandola fondamentalmente a livellare a una benedizione leggendaria, dove per l'appunto la velocità fornita è sempre di 10 punti e nel caso di un bonus alla resistenza o alla precisione ne otterremo 50. Come detto, questa è una benedizione estremamente specifica. Per il momento l'unico scenario all'interno del quale avremo modo di sfruttarla al massimo è l'Hydra. Per quanto riguarda l'Hydra, sinceramente sono pochi i campioni rari che noi avremo modo di portarci e tra i curatori i campioni rari a disposizione sono veramente, veramente pochi. L'unica, diciamo, eccellenza che ci potremmo permettere di portare, magari in una fase di difficoltà più bassa, potremmo cercare di comporre un team inserendo dentro un curatore valido, anche raro. Fatta questa considerazione, di sicuro un candidato ideale è proprio il buon farmacista, intramontabile campione che ci accompagnava nelle primissime fasi di gioco e che, bene o male, c'è sempre un motivo per poterlo rispolverare. Ma ragionando a difficoltà più elevate, è ovvio che il farmacista non può essere un sostegno efficace. Ci servirà di conseguenza un campione, magari epico o leggendario, che possa ricoprire questo ruolo. Indubbiamente MVP assoluto da questo punto di vista, di assist, proprio per questo tipo di meccanica, è proprio Ugo. Ugo è fantastica, infatti vi fornirà tutta una serie di meccaniche di supporto al team e nel suo skillset ha anche una cura. E questo potrebbe permettervi di contrastare la meccanica fastidiosa degli HP distrutti. Per quanto riguarda i nomi leggendari, beh, sicuramente un campione molto amato dall'Hydra è proprio la bellissima Tuanarak. Fascino esotico e meccaniche uniche. Infatti, grazie alla sua passiva, che è una versione potenziata di quella di Sventura, vi aiuterà a rimuovere i debuff e vi fornirà delle cure continue e queste sì che vedranno l'applicazione di questa benedizione nello specifico, perché a conti fatti sono cure dirette. Quindi, se lunedì abbiamo visto un binomio assoluto per quanto riguarda benedizione campione, ebbene questa volta vedremo un binomio legato più a benedizione utilizzo, perché per il momento l'unico contesto dove realmente può portarvi dei benefici è fondamentalmente l'Hydra. Probabilmente nei piani dell'Aplarium in futuro ci sarà qualche altro luogo maledetto dove poter applicare questa meccanica e poterla sfruttare anche in modo diverso, magari rendendola proprio indispensabile per poter affrontare la fase con una certa sicurezza. Ma ripeto, per il momento è estremamente rilegata a questo specifico contesto. Quindi, se non mi interessa l'Hydra e nel particolare una rotazione che prevede la testa che va a distruggere i max HP, beh, non è che la userete più di tanto. Vi ricordo che le benedizioni possono essere resettate e riapplicare una benedizione diversa allo stesso campione. Questo comporterà un costo in termini di gemme, sì. Però, insomma, si potrebbe anche considerare il fatto che in una specifica rotazione quel campione possa vedere assegnata quella benedizione e nel momento in cui la rotazione delle teste cambia, che comunque segue una ciclicità abbastanza lunga, ebbene potremmo andargli tranquillamente a riassegnare un'altra benedizione. In questo modo avremo fatto fronte a un problema piuttosto grave, risolto brillantemente e in un altro contesto potremmo comunque utilizzare quel campione applicando una benedizione più adatta alla nuova meccanica. Ragazzi, anche questo è un video molto breve, tutto sommato la benedizione, insomma, come avete visto, si spiega da sola. Una volta capito dove andare a parare, non è che c'era tanto da cercare in giro per il gioco, in realtà è piuttosto semplice. Settimana molto stringata direi, ma la prossima ci aspetta con altre due belle benedizioni e andremo più nello specifico e vedremo cose molto particolari. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a farcelo sapere tramite un like. Nei commenti vi aspetto per sentire la vostra riguardo questa benedizione, se avete già provato ad utilizzarla, con quali risultati e magari su chi avete messo gli occhi proprio per sfruttarla al massimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la benedetta campanella, così anche voi otterrete un buono pasto da riscattare al ristorante per un bel tiramisù. Divino però. E come dico sempre, ragazzi, siate furiosi, ma rimanete bradipi. Come cazzo si chiama?